esplode nel mio mondo creativo. Pensavate un po' a tutte che ero scomparsa, e invece no. Magari a tante faceva piacere, a molte, molte invece mi avete proprio coccolato con messaggi privati e io ne sono felice, ne nominerei una ad una, ma vi abbraccio tutte in una strizzata. Allora, iniziamo oggi con un tutorial di riciclo, ne faremo tantissimi perché me l'avete richiesto e iniziamo con gli asciugamani. Quindi, se siete curiose per il mio riciclo di vecchi asciugamani, seguite il tutorial. Ciao, a dopo. Allora, amiche creative, pronte? Pronte per iniziare? Bene, allora vediamo subito di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, come ho detto già, di un asciugamano per riciclare. Poi un pezzettino di stoffa. Nel mio caso io utilizzerò un mio vecchio pigiama, vecchio, l'ho usato un paio di volte, poi aveva questa abbottonatura, cioè è aperto davanti e lo trovo scomodo, quindi invece di gettarlo lo utilizzerò per questo progetto. Poi abbiamo bisogno di un elastico alto 2 centimetri e dei cartamodelli. Allora, questi cartamodelli li troverete disponibili gratuitamente giù nell'info box, quindi lo scaricate e lavoriamo insieme. Allora, non ci perdiamo in ciance, accendiamo i motori e partiamo subito con il primo progetto. Bene, amiche, iniziamo con il primo progetto. Prendiamo questi dal cartamodello. Voi vi chiederete che cosa stiamo facendo? Bene, stiamo facendo dei dischi o quadrotti per struccarci. Sì, avete capito proprio bene. Allora, noi faremo questi in modo tale da non usare più i dischi usa e getta, ma li possiamo riutilizzare più e più volte e lavare in lavatrice. Quindi, costo zero e non è male. Aiutiamo a non inquinare e sono veramente molto carini, vedrete. E poi riutilizziamo un nostro già oggetto che se no andrebbe gettato. Quindi non ci perdiamo in ciance e vediamo subito come fare. Quindi apriamo il nostro asciugamano, mettiamo il dritto all'interno, a parte che la spugna non ha dritto e rovescio, quindi ho detto la prima cavolata, però va bene. Fate finta di non aver sentito. Quindi pieghiamo tanto quanto basta. Noi adesso facciamo questo tondo, così che magari può sembrare un po' più difficoltoso. Il quadrotto poi ve lo farò vedere finito. Allora appoggiamo e vediamo che c'entra perfettamente. Questo è già con i margini di cucitura, quindi lo dovete solo appoggiare, fissare con gli spilli e poi possiamo andare addirittura a tagliare. Quindi mettiamo gli spilli ben che fermano il tutto. Poi vi faccio notare anche una cosa. Allora, non la marca, volevo far notare che qui sul mio asciugamano c'è questa greca. Allora, se anche voi avete qualcosa di applicato, saltatela, partite subito dopo. Quindi prendiamo le forbici e andiamo a tagliare. Quindi andremo a tagliare. Ecco fatto. Stessa cosa lo fate anche con il quadrato, eh? Mettiamo un attimo da parte l'asciugamano, liberiamo la spugna dal cartamodello, prendiamo, voi se avete preso la camicia o i pezzetti di stoffa, prendete quelli. Io prendo questo, metterò il dritto rivolto verso di me, uno dei due dischetti.
e lo fisso. Con gli spilli farò lo stesso anche con l'altro. Allora, eccoci qua, amiche, tutti ritagliati. Adesso andremo sotto macchina a fare la cucitura. Allora, sia del quadrotto sia del cerchio, noi faremo la cucitura tutta intorno, distante un piedino, e lasciamo sempre un 4 centimetri di apertura. Qui noi lo faremo su uno dei lati, lasciando sempre al centro, perché almeno avremo gli angoli ben definiti, quindi al centro lasciamo quei 4 centimetri. Ricordatevi sempre che sia all'inizio che alla fine dovrete fare avanti e indietro proprio per bloccare il punto. Quindi punto dritto sotto macchina. Allora, eccoci qui. Abbassiamo il piedino, iniziamo a cucire un avanti e indietro, andiamo piano piano. Quando vedete che non riuscite a seguire, fermate, abbassate l'ago, spostate il tessuto e rifate qualche punto. Fermate, abbassate l'ago, io ce l'ho già in programma, quindi la mia macchina è programmata con l'ago abbassato, ma chi non ce l'ha non si deve preoccupare perché si ferma. Se non è giù, lo muovete con la manopola che è di lato. Quindi alzate, sistemate il tessuto e continuate così. Ecco qui, abbiamo effettuato la nostra cucitura. Avrete visto che magari io non ho alzato spesso il piedino, ma è perché poi c'è un po' di pratica, quindi mano a mano riuscirete anche voi. Ma chi sta iniziando ora, avete visto, c'è la possibilità anche di farlo. Quindi fate qualche punto, alzate il piedino, abbassate, no, prima abbassate l'ago, scusate, poi alzate il piedino, risistemate la stoffa e così via. Quindi non ci sono scuse, eh? Non voglio sentire più, sono principiante, eh? C'è sempre una soluzione, basta chiedere. Allora, amiche, adesso sotto macchina c'è quello quadrato. Quindi partiamo, vedete, poco prima dell'angolo, abbassiamo il piedino, togliamo lo spillo, quindi partiamo a cucire avanti e indietro. Arriviamo piano piano all'angolo, ci fermiamo con l'ago abbassato, alziamo il piedino, giriamo la stoffa e proseguiamo con la cucitura. Arriviamo in prossimità dell'angolo, ci fermiamo, ago abbassato, alziamo, sistemiamo di nuovo il tessuto e così via. Abbiamo cucito in entrambi le forme. Adesso andiamo a svoltare dall'apertura che abbiamo lasciato. Allora, qui, non dimentichiamoci naturalmente di togliere l'eccesso agli angoli sul quadrato, mentre su quello tondo non è necessario fare le tacchette perché la spugna tende a comunque a seguire, non occorre fare le tacchette. Allora, svoltiamo. Come sempre, prendiamo la bacchetta. Ah, io vi voglio ricordare che inizieremo a fare un piccolo corso online, cioè
con i video tutorial. Io vi mostrerò tutti gli strumenti che io utilizzo, quelli che mi invento, e vi farò vedere come utilizzare anche vari piedini. Quindi farò questi tutorial per chi vuole curiosare e vedere magari queste cose. Per esempio, questa è una bacchetta, quelle che si usano dal cinese, vedete? Perché ha la punta è arrotondata, quindi quando noi andiamo a spingere non crea problemi. Io quello che vi consiglio, prendete un quaderno, scrivete tutte le cose che seguite da noi, quindi non solo da me, ma anche da altre che fanno tutorial, quindi da altre YouTuber. Voi prendete appunti su un quaderno, da una apprendete una cosa, da un'altra quell'altra cosa, e voi in un quaderno vi segnate tutto, in modo tale che quando vi occorre o avete un dubbio potete andare a dare un'occhiata. Detto ciò, ricontinuiamo a fare questo lavoretto, non sempre simpatico, cioè a me rimane antipatico, però bisogna pur farlo, qualcuno lo deve pur fare e noi dobbiamo fare tutte. Allora, una volta svoltato e aperto per bene, quindi ci troviamo in questa situazione, perché io ne ho, come avete visto, ne ho fatti doppi, due cerchietti e due quadrotti, perché comunque noi ci strucchiamo tutte le sere. Io vi consiglio di farne uno, cioè doppio di ogni forma, oppure di farli tutti rotondi, come vi pare a voi, però di farne più di uno. Si possono lavare anche a mano, però magari le lavatrici uno non è che le fa tutti i giorni, oppure un giorno sì, un giorno no, e allora un cambio ci vuole. Allora, ripiegate un po' indentro, facciamo un punto nascosto e poi andiamo sotto macchina a fare una ribattitura tutta intorno, sempre con la larghezza del piedino. Quindi su questo tondo rifate la stessa tecnica che vi ho fatto vedere prima. Chi non riesce a farlo tutto di seguito fa qualche punto, si ferma, eccetera eccetera. Quindi sotto macchina, eccoci qua, abbiamo ribattuto tutto intorno, tutti e quattro i pezzi. Allora, adesso i nostri dischetti e quadrotti struccanti sono pronti, mettiamoli da parte e andiamo a prendere l'altro progetto. Essendo un quadrato, io già mi sono avvantaggiata, ho tagliato la spugna, perché è semplice, avete il cartamodello, e poi questa striscia sia di spugna che di tessuto. Andiamo a mettere dritto su dritto, quindi per la spugna non c'è problema, ma per questo tessuto sì. Quindi lo andiamo a appoggiare sopra e andiamo ad effettuare una cucitura. Faremo una cucitura per la parte più lunga, in entrambi i lati, quindi sotto macchina. Allora, io ho cucito entrambi i lati e un lato, questo qui, una base. Perché? Perché sarà più semplice poi svoltare. Allora, inseriamo il tubetto, prendiamo sempre il bastoncino ed ecco qui che abbiamo già svoltato. Poi possiamo andare a tagliare perché tanto è in più, quindi lo ritagliamo. Poi andremo a stirare e fare una ribattitura in entrambi i lati lunghi. Vi volevo dire che questi qui che voi mi vedete sempre utilizzare per svoltare sono dei tubi che utilizzano gli idraulici. Li trovate in ferramenta, li tagliate a misura, diciamo che vi rimane più pratica, e
potete sempre girare con il bastoncino cinese oppure acquistate delle bacchette così di legno tonde. Anche questo mettete negli appunti. Allora, adesso andiamo sotto macchina, io prima stiro e poi facciamo le ribattiture. Allora, ho fatto la ribattitura. Adesso apriamo il quadrato questo qui grande e lo appoggiamo alla metà. Ecco qui, richiudiamo, togliamo anche il cartamodello che non ci occorre, però fissiamo per bene qua. Adesso andiamo ad effettuare una cucitura tutta intorno, lasciando un pezzettino sempre aperto per poter poi svoltare. Quindi lo lasceremo alla parte non dove c'è quella striscia che abbiamo appena inserito, ma a uno dei due lati opposti. Benissimo, sotto macchina. Fatto cucito, adesso togliamo gli spilli e questo eccesso qui, più gli angoli come facciamo di solito. Quindi andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa e poi svoltiamo. Abbiamo lasciato qui un'apertura, andiamo a svoltare. Ecco qua. Allora, adesso l'apertura noi la andiamo sempre a cucire con un punto nascosto. Poi faremo una ribattitura intorno, però lasciando libero questo, perché? Perché noi potremo, quando ci andiamo a lavare, perché questa è al posto della spugna, ebbene sì, questa l'abbiamo realizzata proprio apposta della spugna, quindi non utilizzeremo più spugne e quant'altro, ma un bel quadrotto di spugna riciclata, ma veramente molto comoda. Voi la tenete da qui e iniziate a lavarvi tranquillamente. E la potete utilizzare sia su questo lato che girandola anche dall'altra parte. Ecco qua. Quindi adesso io vado a richiudere con un punto nascosto questo e poi vi faccio vedere sotto macchina come andare a fare la ribattuta senza prendere questo. Andiamo. Allora, eccoci qua. Noi iniziamo a mettere il lato opposto del dove c'è la striscia, abbassiamo a circa metà, iniziamo a cucire con un punto dritto a filo piedino. Quando arriviamo qui all'angolo ci fermiamo, abbassiamo l'ago, alziamo il piedino, iniziamo a ricucire sempre a bordo piedino, punto dritto. Quando stiamo vicine ci fermiamo. Scansiamo la striscetta, consideriamo sempre che la misura da cucire è sempre a bordo piedino e lo vedete. Continuate a cucire. Vi fermate, vi mettete più comode perché tanto vedete lo potete spostare. Arrivate all'angolo. Qui vi fermate, abbassate l'ago, alzate il piedino, girate la stoffa e continuiamo così. Sempre
sempre con la cucitura a bordo piedino. Ci fermiamo. Ecco qua. Continuiamo. L'unico modo è questo. Ci fermiamo, abbassiamo, giriamo il tessuto, continuiamo. Ecco qua, avanti e indietro, fermiamo, eccola qui, bordo fatto, questa libera, ora ve la faccio vedere meglio. Eccolo qui, vedete che è libero, abbiamo fatto la ribattitura, la possiamo utilizzare sia su un lato che da un altro, e su questo lato poi la possiamo rigirare e utilizzare di qua. E anche la nostra spugna è fatta. Adesso andiamo a realizzare un altro progetto, e questo per noi donne è veramente interessante. Che cos'è? È una fascia per capelli. Quando noi ci vogliamo truccare la possiamo indossare. Ma anche può essere utilizzata anche come fascia per capelli, anche per uscire, invece di utilizzare la spugna, l'asciugamano, possiamo utilizzare anche i tessuti di cotone che magari si abbinano alle nostre camicie. Insomma, questo è un cartamodello che potete utilizzare sia per riciclare il nostro asciugamano oppure per realizzare fasce per poter uscire o andare al mare. Benissimo, allora andiamo a prendere ciò che rimane dell'asciugamano. Aspettate che tolgo questo che ci dà solo fastidio. Allora, il cotone, iniziamo con la fascia sopra. Quindi noi andiamo adesso a piegare la spugna, perché il cartamodello è fatto per tagliare il tessuto in doppio. Quindi piegate la spugna, mettete, ci sarà scritto, c'è un tratto, questo poi è questo più largo, tratteggiato e scritto in doppio, lo appoggiate dove la spugna è piegata, lo fissiamo con gli spilli . Questi cartamodelli è già compreso di cuciture di margine, quindi possiamo andare a tagliare direttamente senza fare il disegno del cartamodello. Io non so da voi, ma qui fa un caldo incredibile. Allora, mettiamo via la spugna, prendiamo il tessuto, questo mi sa che come lunghezza non ci basta, no, quindi dobbiamo prendere un altro pezzo, ma intanto possiamo fare questo. Allora, questo qui sempre è la striscia che andrà dietro e c'ha qui
l'ho scritto piano, comunque tratteggiato in doppio, quindi noi lo andiamo a piegare e di queste ce ne occorrono due, quindi possiamo anche disegnare. Quindi una volta piegata il tessuto a metà, dove è piegato ci andate ad appoggiare dove c'è il tratteggio, è scritto in doppio. Possiamo prima di tagliare per bene il tessuto. Adesso tagliamo. Eccoci qua. Allora, ho ritagliato sia di tessuto che di spugna la parte in alto, le due strisce in tessuto, quello che avete scelto. Eccolo qui. Allora, mettiamo dritto su dritto le due striscette e poi mettiamo anche il dritto sulla spugna. Quindi noi vedremo il rovescio del tessuto che abbiamo. Fissiamo con gli spilli. Ora andremo a fare una cucitura per le lunghezze dei pezzi, cioè facciamo una cucitura appunto dritto sotto e sopra per tutta la lunghezza e anche di questa striscia facciamo la cucitura appunto dritto per la lunghezza. Quindi sotto macchina. Allora, fatta la cucitura sia su questa che questa, dobbiamo adesso andare a svoltare. Quindi giriamo dalle parti, diciamo quelle più corte, il nostro lavoro. Allora, una volta svoltati, prendiamo il nostro ferro da stiro e gli diamo una stirata. Adesso andiamo a piegare in dentro circa 1 centimetro. Fissiamo un attimino e anche dall'altra parte mettiamo dentro un po' di tessuto. Ecco, vi ripeto, 1 centimetro così. Fissiamo. Poi dobbiamo inserire, pieghiamo l'elastico. anche qui 1 centimetro, lo fissiamo un attimino, sempre con le nostre clip, ne mettiamo una di qua e una di là. E andiamo ad effettuare una ribattitura in entrambi i lati lunghi. Sempre la distanza di un piedino. Quindi andiamo a fare questo lavoretto sotto macchina. Ecco qui, ho fatto la ribattitura ai lati. Adesso passiamo l'elastico. Allora, iniziamo ad inserirlo dentro.
come siamo qui a filo, passiamo alla macchina da cucire e facciamo una cucitura avanti e indietro per fissare l'elastico sotto Allora, macchina. L'abbiamo bloccato, adesso continuiamo e lo facciamo uscire all'altra estremità. Una volta uscito, andiamo sempre sotto macchina e facciamo una bella cucitura. Liberiamolo da questo, quindi sotto macchina. Adesso è bello bloccato. Allora, prendiamo questo, andiamo ad inserire all'interno per bene. Lo fissiamo con gli spilli, eccoli qua. E facciamo la stessa cosa da quest'altro lato. Togliamo i fili in eccesso. Inseriamo dentro. Facciamo attenzione per bene e fissiamo con lo spillo. Adesso cosa facciamo? Adesso facciamo una cucitura qui e qui. E poi andremo a fare una ribattitura, quindi facciamo cucitura avanti e indietro, poi facciamo la ribattitura, camminiamo, 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 arriviamo dall'altra parte, rifacciamo una bella cucitura e poi terminiamo facendo fin qui dove abbiamo iniziato, quindi sotto macchina. Amiche, eccola qui, io la trovo adorabile, veramente deliziosa. Beh, che dirvi? Io spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Abbiamo i cerchietti e i quadrotti per struccarci. Spugna per lavarci. Vi ricordo che si può utilizzare in entrambi i lati e una bella fascia per capelli proprio per truccarci. Beh, abbiamo veramente lavorato bene oggi, penso io. Allora, se vi piace questo tutorial, io vi chiedo di aiutarmi nel condividere nel lasciare un commento, un like e vi abbraccio e vi strizzo forte forte al prossimo tutorial. Ciao amiche. Bene, allora ho indossato la fascia per capelli per farvi vedere com'è e poi ricordatevi i cerchietti e i quadrotti per struccarci e la manopola per lavarci. Tutto il completo, giù nell'info box trovate il cartamodello, eh? Mi raccomando, condividete, mi raccomando, mettete il like e i commenti. Saluti, saluti, ciao ciao!